Il Consiglio regionale si è riunito il 22 e il 23 dicembre per esaminare i provvedimenti finanziari legati al piano di rientro del debito e alla variazione di bilancio. L'Aula tornerà a riunirsi nella settimana tra Natale e Capodanno. L'Assemblea regionale ha approvato la legge che istituisce dal 1 gennaio 2016 il nuovo comune di Campiglia Cervo. Il nuovo ente, che nasce dalla fusione di 3 municipi nel bellese, avrà 511 abitanti. Un consiglio che ottimizza gli spazi e affronta con risorse umane ed economiche sempre più razionalizzate la sfida delle nuove competenze. E questo è il ritratto dell'Assemblea regionale presentato nel corso della consueta conferenza stampa di fine anno. Nel 2015 il Consiglio regionale ha approvato 25 leggi e 82 delibere. Discussi 244 tra ordini del giorno e mozioni e 450 interrogazioni e interpellanze. 5 consigli aperti. Tra le novità, l'istituzione del Comitato Diritti Umani, degli Stati Generali dello Sport e della Commissione Speciale Legalità. Dall'Inno di Mameli ai Cori del Trovatore, fino a Va Pensiero e l'Aida. Le musiche di Verdi hanno risuonato nella sala del Consiglio regionale per il concerto di Natale. L'evento benefico è stato organizzato in favore di Casa Ugi, la struttura accanto all'ospedale infantile di Torino, che ospita i parenti dei piccoli ricoverati. La Consulta Elette ha consegnato una copia del libro Io sono Malala alla Casa Circondariale Lo Russo Cotugno, al minorile Ferrante Aporti e all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Il programma prevede inoltre la distribuzione nelle scuole medie e superiori della regione. Fino al 15 gennaio a Palazzo Lascari si è allestita la mostra fotografica di Paolo Siccardi, Balcani oltre il confine. 10 anni di lavori fotografici nelle zone balcaniche, tormentate dalla guerra e da situazioni di degrado che sembrano impossibili nell'Europa di oggi.